E così, divino Cesare, il procuratore di Palestina, Ponzio Pilato, infrangendo la sacra tradizione dei giudei, ha preso le decime del Tempio. E con la mira di edificare quello che doveva essere un monumento personale alla sua enorme ambizione. Oltre a ciò, si è comportato come un tiranno, dimostrando il suo odio al popolo giudeo affidato al suo governo. Ed infine, divino Cesare, nella valle di Garizim, egli massacrò una moltitudine di inermi che fuggivano dalla sua ingiustizia. Ebbene, Pilato, hai ascoltato queste accuse? Mi rincresce che dopo tutte le sfortune che ti hanno afflitto in Palestina, ne trovi una anche più grande ad attenderti qui a Roma. Invece del vecchio Tiberio, tuo protettore, qui a giudicarti chi trovi? Me, Caio Cesare Caligola. La dea della fortuna, ahimè, non è sempre con te, Ponzio Pilato. Tu hai scritto questo. Sei colpevole di lesa maestà. Hai riconosciuto e condannato un criminale di Galilea come re dei giudei. Hai dimenticato che il re di Giudea è Cesare stesso? Ponzio Pilato, il Senato si è riunito per sentire la tua difesa. La sentiremo. Parla. Rispondi! Ebbene, non parli? È il coraggio che ti manca? O le parole? Abbiamo perduto il prode soldato di Germanico? O abbiamo perduto l'autorevole e brillante oratore del foro? Un tempo restavano tutti ammutoliti, incantati, non appena tu cominciavi a parlare. Il suo silenzio è un insulto alla giustizia di Cesare.